Sono Alessia, la responsabile di Torino del coordinamento animalista, una delle quattro associazioni che ha organizzato la manifestazione oggi. Siamo qui in piazza perché il 28 gennaio il Consiglio di Stato ha dato ragione, diciamo, all'Università di Torino e all'Università di Parma contro il ricorso che aveva fatto la LAV, la Lega Antivivisezione, per quanto riguarda la sospensione del progetto Light Up, volute appunto dall'Università di Torino nella persona del professor Marco Tamietto e dall'Università di Parma nella persona del professor Luca Bonini, che prevede la resa, diciamo, parzialmente, prevede di rendere parzialmente ciechi dai 4 ai 6 macachi. Non saranno resi completamente ciechi, viene, verrà fatto loro chirurgicamente una lesione alla corteccia visiva a livello della nuca. Questo provocherà loro la cosiddetta cecità corticale, che nell'uomo di solito viene provocato da un trauma, come ad esempio un ictus. Quindi loro avranno semplicemente una macchia scura a livello del campo visivo o all'occhio destro o all'occhio sinistro. Perché noi siamo contrari? Innanzitutto perché eticamente è sbagliato continuare nel 2021 a utilizzare animali per la sperimentazione, quando è pieno ormai, ci sono tantissimi metodi sostitutivi, tantissimi ricercatori nel mondo utilizzano ormai metodi sostitutivi. Come ad esempio ci sono modelli 3D, quindi riescono a riprodurre esattamente degli organi o degli apparati di organi che funzionano insieme, sintetici, umani. Esistono gli organi a chip, quindi tramite un microchip riescono a riprodurre un organo malato a misura del paziente malato e tramite computer professionali andare a studiare la malattia a livello proprio personalizzato del paziente malato. Inoltre, questo esperimento in particolare vuole creare un protocollo riabilitativo per le persone che soffrono di questa cecità corticale utilizzando un fenomeno chiamato blindsight, cioè visione cieca. Questo fenomeno semplicemente è già controversa la sua esistenza nell'essere umano, poiché riguarda la consapevolezza o meno che la persona ha della presenza di un oggetto, di uno stimolo visivo a livello della macchia cieca che ha a livello appunto dell'occhio. Ovviamente per dire se c'è la consapevolezza o meno occorre avere l'abilità di poterlo enunciare. Un macaco non ha la possibilità di dire all'operatore se ha la consapevolezza o meno che nel suo campo visivo lui sta effettivamente vedendo qualcosa, oppure se ha semplicemente ruotato gli occhi per un altro motivo. Quindi non ha alcun senso. Inoltre, questo tipo di esperimenti vengono fatti da 50 anni, dal 1974, anche su pazienti umani già affetti purtroppo da questa patologia, sono con metodi assolutamente non invasivi, e solo nel 2018 è terminato uno studio su pazienti umani che è durato un anno all'Università di Verona, ha dato importanti risultati e ovviamente non è costato 2 milioni di euro di fondi pubblici, lo ricordo, come questo esperimento, ma soltanto poche migliaia di euro. È durato un anno e ha dato buoni risultati. Quindi noi siamo qui a manifestare, continueremo, ovviamente ci sono delle associazioni che stanno continuando la battaglia legale perché non, ovviamente non vogliamo finirla qui. Ci sono tanti animali chiusi negli stabulari, non solo questi quattro macachi, e quindi noi siamo qui anche per tutti gli altri animali. Questi sono diventati un simbolo, quindi della fine della sperimentazione animale in Italia. Grazie. Le do la parola a Valerio. Allora, sono Vassallo Valerio del Movimento Etico Tutela Animali Ambiente. Ok. Sono Vassallo Valerio del Movimento Etico Tutela Animali Ambiente. Oggi siamo qua per diversi motivi. Allora, il primo è quello di cercare di unire il più possibile le risorse umane e dare quello che è una speranza a questi animali che sono rinchiusi negli stabulari. Un altro dei motivi è anche un segno di protesta che è diventato anche un pochino, diciamo, quasi personale, perché io con altre persone siamo stati denunciati dall'università, cioè da dei componenti dell'università, per averli diffamati, ingiuriati e minacciati, cosa assolutamente non vera. Semplicemente abbiamo fatto in modo che i dati e i nomi
di riferimento comunque al progetto, quindi i firmatari e gli interessi economici in Cipro venissero resi pubblici, perché non possiamo ad oggi, ormai nel 2020 inoltrato, lasciare tutto al caso. Qui si tratta non solo di sofferenza e di una finta ricerca, ma si tratta anche di trasparenza, e ancora oggi i malati continuano a essere malati, gli esperimenti sono andati avanti ormai per centinaia d'anni e hanno portato dei risultati blandi. Tenete conto che ogni giorno vengono vivisezionati centinaia di animali in tutto il mondo. I risultati sono minimi, e questo è uno degli esperimenti che era già stato condotto diversi anni fa con dei risultati praticamente approssimativi. La realtà che si cela dietro la ricerca e la vivisezione sono semplicemente le riviste scientifiche, quindi le loro pubblicazioni, che portano interessi, introiti economici a chi le pubblica, interessi a livello anche nazionale e internazionale, di soldi pubblici. Quindi oggi siamo qua in piazza per dire no a tutto questo. Grazie.